Salmo 74, versetto 4. I tuoi avversari hanno ruggito nel luogo delle tue assemblee, vi hanno posto le loro insegne per emblemi. A volte queste chiese che usano metodi non biblici, dicendo sì, ma siamo nel 2000, le cose devono cambiare. Non si può cambiare ciò che è scritto, non si può aggiungere, perché questo è stato il volere di Dio. Se vogliamo fare quello che ci pare, facciamolo fuori dalla chiesa, dall'assemblea dove noi andiamo ad adorare il Re dei Re e il Signore dei Signori. A volte presentiamo al Signore delle bestie zoppe, facciamo della casa di Dio proprio una spelonca di ladroni, come se dobbiamo andarci a perdere tempo. Prendiamo a cuore la casa di Dio e facciamo le cose come le richiede la Scrittura, non come le vediamo noi o come le pensiamo noi. Rimaniamo non oltre a ciò che è scritto, affinché l'assemblea sia un posto dove il Signore scende con la sua nuvola, parla al suo popolo, dimostra la sua gloria, aumenta la fede, chiama gli stranieri dagli dèi all'unico vero Dio. Tramite la sua potenza, i suoi prodigi, si fa conoscere e si manifesta pienamente e liberamente. Offriamo a Dio un culto col sacrificio di lode, offrendo noi stessi sull'altare, con zelo, con amore, ma secondo il criterio che il Signore Dio ha lasciato nella sua scrittura, affinché venga del bene a noi e la sua benedizione sopra il nostro capo. Dio ci benedica. Amen.